Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture che ho fatto ad aprile. Come sempre, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà ad andare avanti con il canale. Detto questo, ho fatto tante letture durante il mese, ma devo essere sincera, siccome il periodo non è dei migliori, in realtà mi sono appoggiata moltissimo sulle varie piattaforme tipo BookBeat, Audible, e ho ascoltato i libri, tranne mi sembra due che li ho letti in cartaceo, quindi ecco, volevo dirvi che la maggior parte di questi libri si possono leggere tranquillamente su BookBeat. Vi ricordo che c'è anche un codice per voi, trovate tutto giù nell'info box e potete provare BookBeat gratis per 2 mesi, dopodiché potete tranquillamente disdire l'abbonamento. Comunque, detto questo, parto, altrimenti mi perdo in chiacchiere. Allora, il primo libro che vi mostro in realtà è stata l'unica delusione del mese, ma una delusione grande, perché infatti ho abbandonato il libro. Io non abbandono quasi mai i libri, ma questo non ce l'ho fatta, e sto parlando di Shining Girl, ragazze eccellenti, edito Fanucci Editore. Hanno fatto un film o una serie TV, non ne ho idea, comunque niente, io non ce l'ho fatta, ho superato la metà, ascoltandolo tra l'altro, l'avevo già ripreso in mano, avevo letto tipo un capitolo e l'avevo abbandonato, ci ho riprovato ascoltandolo su Audible, ma veramente io non ce l'ho fatto, l'ho trovato estremamente noioso, non stava accadendo niente che mi interessasse, non mi interessavano personaggi, non mi interessava niente della storia, e quindi l'ho abbandonato. Sinceramente ne capivo anche poco. Ho guardato anche le varie recensioni su Goodreads, su Amazon, su Anobi, e la maggior parte sono tutte recensioni molto negative, quindi mi dispiace, però mi sbarazzerò assolutamente di questa copia. Poi voglio procedere, cerco di procedere in ordine di lettura. Il primo libro che ho letto ad aprile è stato questo, di Britney Spears, The Woman in Me. È un libro che io ho letto, iniziato e finito il primo di aprile, anche questo l'ho ascoltato. C'è da dire però, nel mentre lo ascoltavo, lo seguivo, però insomma la scrittura è grande e sono pochissime pagine, insomma non si sta parlando di un saggio di filosofia, ma insomma è una lettura abbastanza leggera. È una lettura abbastanza leggera, anche se in realtà è un libro anche per certi versi un po' pesante. Qua appunto è Britney Spears che racconta la sua vita, quello che le è successo. Si è affidata a un ghostwriter per scrivere questo libro, cosa che io secondo me va benissimo, nel senso, se uno non è in grado di scrivere ma ha una storia interessante da raccontare, è giusto che si affidi a qualcuno. Quindi è una lettura che scorre velocissima, è una scrittura molto molto semplice. È vero che alcune parti potevano essere un po' più approfondite, ma è anche vero che alla fine di questa lettura io ero soddisfatta di quello che avevo letto. Sono riuscita a capire di più su quello che era successo nella vita di Britney Spears, soprattutto come si è vissuta il suo successo in un mondo molto maschilista, e è stato interessante, ecco, capire il suo punto di vista. È una lettura che vi consiglio, certo il prezzo 20 euro non è proprio economico, però a me è, appunto, ripeto, una lettura che mi ha soddisfatta. Altra lettura fatta che mi ha soddisfatta anche questa molto è stata una collaborazione con la casa editrice, che gentilmente mi ha inviato questo romanzo, che è Madrigale e la bottega dei 100 mondi, scritto da Matteo Dall'Olmo e Matteo Landi. Questo è il primo di una saga, non so di quanti volumi sia composta questa serie, comunque un libro fantasy che a me è piaciuto moltissimo, e vorrei velocemente leggervi che cosa c'è scritto dietro al libro. L'indifferenza minaccia il mondo.
Con atti di bontà disinteressati, i cuori grandi le si oppongono e il saggio Madrigale è incaricato di custodire le loro imprese nella sua bottega, luogo magico che viaggia nel tempo e nello spazio. Ma l'incappucciato che vuole impossessarsi dei poteri e delle conoscenze del custode lo segue. Solo con l'aiuto di Michele e Paola, due giovani cuori grandi, Madrigale potrà dare battaglia all'indifferenza e cercare di mettere un freno alla sua corsa. Il viaggio però sarà lungo e impervio, ricco di pericoli da superare, di storie da scoprire, lezioni da imparare e importanti scelte da compiere. È un libro che a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto seguire questi due bambini che si ritrovano appunto in questa bottega magica, ricca di oggetti. Molto curiosi, interessanti, e ogni volta che questi bambini entrano, soprattutto Michele, appunto, entrano in contatto con questa bottega, prendono un oggetto e vengono a conoscenza della storia di quell'oggetto, e a ogni storia questi ragazzini imparano qualcosa. C'è appunto da combattere contro l'indifferenza. È un libro che a me è piaciuto, è scorrevole nonostante la mole, perché si parla di un libro di 430 pagine, scritto molto fitto, però devo dire che è un libro che scorre molto bene. Mi è piaciuta tutta l'atmosfera legata alla bottega, proprio questa atmosfera di magia, e mi ha incuriosito scoprire di volta in volta le varie storie e i vari insegnamenti che queste storie vogliono portare. Mi sono piaciuti moltissimo i personaggi, i due ragazzini, Michele e Paola, sono due ragazzini appunto che hanno un cuore grande. E sono dei personaggi per niente statici, si evolvono, crescono, maturano anche grazie appunto agli insegnamenti di Madrigale della sua bottega, e riescono, e devono riuscire, cercano in tutti i modi di combattere l'indifferenza. Due persone, due amici molto legati tra loro. Mi è piaciuto, è un libro con tanti piccoli segreti da scoprire, poi c'è questo intrigo, questo giallo, tra virgolette, anche se giallo non è, che riguarda appunto l'incappucciato, chi ha questo incappucciato, perché vuole a tutti i costi fermare Madrigale e la sua bottega. Quindi, insomma, l'ho trovato interessante e mi è rimasta la curiosità, quindi non vedo l'ora di scoprire il secondo volume della serie. Altro libro che ho in questo caso ascoltato è Luna di miele, no grazie. Questo è un romance che si legge o si ascolta in pochissimo tempo, è un libro estremamente leggero, spensierato, fresco, frizzantino, un libro adattissimo per passare una giornata in relax e staccare la spina. Parla di questa ragazza che si ritiene molto sfortunata nella vita, in amore, in tutto, e ha una sorella gemella che in realtà è fortunatissima, vince tutti i concorsi, si deve sposare, eccetera, eccetera. Al matrimonio della sorella, che tra l'altro non ha pagato perché tramite vari concorsi, premi, eccetera, lei ha vinto tutto e non ha pagato un centesimo, appunto la sorella si sposa e al ricevimento tutti gli invitati si ammalano per il cibo del buffet. La nostra protagonista non mangia crostacei, quindi lei non si ammala. Il problema è che non si ammala neanche il suo acerrimo nemico, che è il fratello del marito della sorella. Quindi cosa accade? Praticamente, per non perdere il viaggio di nozze, che era già tutto vinto con questo concorso, lei e il suo acerrimo nemico vanno in viaggio di nozze fingendosi gli sposi e devono stare al gioco perché, appunto, se gli organizzatori di questo concorso scoprono che loro in realtà non sono gli sposi, chiederebbero poi i soldi indietro. Quindi loro devono stare per forza al gioco. Durante questa luna di miele, fasulla, succedono mille cose e vabbè, la storia non è originale, spero anche di averla spiegata abbastanza bene. Comunque, la storia non è tra le più originali, mi ha ricordato molti libri e molti film, però c'è da dire una cosa: con un libro del genere,
io non mi aspetto chissà che grandi cose. Io in un libro del genere cerco un po' di svago, di divertimento. Voglio passare delle ore divertenti, spensierate, leggere, a leggere qualcosa veramente per staccare la testa. L'importante è che sia scritto bene, che i personaggi siano un minimo strutturati e che la trama sia carina. Quindi questo è quello che cerco in un libro del genere e questo libro devo dire che aveva tutte le carte in regola e infatti mi è piaciuto moltissimo. È stato divertente, i personaggi mi sono piaciuti anche se dovrebbe essere un hate to love, però diciamo che il motivo dell'odio tra questi due protagonisti è veramente, si basa veramente su una cavolata, quindi va bene che non regge molto questa cosa, però in linea di massima io mi sono divertita, è carino, è perfetto per l'estate. E ve lo straconsiglio. Passando a un genere completamente diverso, ho letto Mille splendidi soli, dello stesso autore del Cacciatore di Aquiloni. Questo libro ha fatto in tempo, cioè ha fatto prima ingiallirsi che io a leggerlo. Ce l'ho in libreria esattamente da quando avevo 15 anni e ora ne ho 33. E lo so perché questo libro mi è stato regalato quando mi sono dovuta operare e me l'ha regalato una persona che a me non piaceva per niente. Io ho sempre detto che quella persona porta male e io questo libro non ho voluto leggerlo. Poi, niente, è stato tantissimi anni in libreria, si sono ingiallite tutte le pagine e alla fine ho detto, visto che questo periodo della mia vita fa schifo, cioè voglio dire, porta male o non porta male, io me lo leggo, tanto voglio dire. E quindi niente, l'ho ascoltato e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Siamo in Medio Oriente e seguiamo due donne. Seguiamo Mariam e la storia parte quando lei ha 15 anni e Laila, una donna molto più giovane di lei. Sono due donne molto diverse, non solo per la loro età, ma anche proprio per l'estrazione sociale, per il tipo di vita che loro hanno seguito, ma sono due donne che purtroppo o per fortuna si ritrovano legate e si ritrovano a condividere la vita in maniera forzata, si ritrovano appunto a vivere insieme. È un libro molto forte che appunto racconta questa vita durissima di queste donne. E è un libro che appunto vuole far capire l'importanza dei diritti delle donne, della libertà delle donne e questi due protagonisti molto forti lotteranno con le unghie e con i denti per avere la libertà. È un libro forte, triste, commovente, è un libro che emoziona, è un libro che mi è piaciuto molto e che se vi piace il genere vi consiglio. Io non ho letto moltissimi libri ambientati appunto in Medio Oriente, ho letto Le ragazze di Kabul che mi è piaciuto moltissimo, però credo di aver letto solo questo. Quindi questo è stato il mio secondo libro e devo dire che mi è piaciuto molto, anche per capire un po' la cultura di un paese molto diverso dal nostro. Poi, continuando, ho ascoltato Dov'è finita Audrey, un libro di Sophie Kinsella. È un libro che io ho scelto perché volevo qualcosa di leggero e devo dire che credo di aver preso l'unico libro di Kinsella che è comunque scorrevole, leggero e divertente, ma tratta di un argomento serio. La nostra protagonista, infatti, è Audrey, è una ragazzina di 14 anni che non esce più di casa perché c'è stato un episodio che non viene specificato nel libro a scuola di forte bullismo e lei ha avuto dei seri problemi e da lì lei non riesce più a uscire di casa e sta sempre con questi occhialoni da sole. Per non farsi vedere negli occhi dalle persone e li tiene anche in casa. Il fratello di Audrey è un ragazzo che è appassionato di videogiochi, che vuole partecipare a un torneo di videogiochi e con lui c'è un amico che si innamorerà di Audrey. E in tutto questo abbiamo anche la madre di Audrey, che è una donna completamente esaurita. La madre di Audrey è quella che dà il tocco divertente e alleggerisce molto la storia. Infatti è una lettura comunque che fa ridere, fa divertire, ma allo stesso tempo fa riflettere. È
È un libro che consiglio agli adolescenti, ai ragazzi appunto di 12-13 anni, perché è un libro carino, molto scorrevole, di poche pagine, ma che appunto può dare degli spunti interessanti di riflessione, soprattutto se si è molto giovani. Ho letto e ascoltato in realtà Poster Girl di Veronica Ruth, che è l'autrice di Divergent. È un distopico, un autoconclusivo edito Mondadori. Vi leggo che cosa c'è scritto dietro. Allora, gli abitanti della megalopoli di Seattle, Portland e Vancouver per anni sono stati dominati dalla delegazione. Poi la rivolta ha cambiato tutto e i vecchi governanti sono stati rinchiusi insieme alle proprie famiglie nell'apertura. Tra loro Sonia. Un giorno un vecchio nemico si presenta da lei con una proposta. Se troverà Grace Ward, sottratta alla famiglia dalla delegazione quando era ancora una bambina, sarà libera. Per portare a termine la missione, Sonia sarà obbligata a scavare nel passato della propria famiglia, portando alla luce verità dolorose e difficili da accettare. È un libro molto scorrevole. Devo dire però che è un libro che mi è piaciuto, ma non è uno dei miei preferiti per quanto riguarda i libri distopici. Mi è piaciuto il fatto che ci sia questa nota un po' misteriosa, perché infatti noi seguiamo Sonia nelle sue indagini di questa bambina scomparsa e mano a mano si scoprono tante cose che riguardano appunto questa delegazione e soprattutto la famiglia di Sonia. Ed è stato interessante capire piano piano cosa stava succedendo, fare delle ipotesi, eccetera. Questo mi è piaciuto molto. Il mondo, il world building si scopre pian piano e quando inizia il libro noi siamo direttamente catapultati nella storia e non riusciamo molto bene, o almeno io non sono riuscita a capire immediatamente tutto, però appunto piano piano si riesce a mettere insieme i tasselli e quindi si riesce a capire. Non è male, è un libro carino, è un libro che mi ha intrattenuta, che vi consiglio, non è uno dei miei distopici preferiti, però ve lo consiglio. Sono contenta di averlo comprato con la promozione due libri Mondadori a 9,90 e aver risparmiato, perché questo libro inflessibile non lo trovate, c'è solo con la copertina rigida. L'unico problema di questa edizione è che è scritta piccolissima. Fortunatamente, vabbè, l'ho ascoltata e quindi mi sono tolta il pensiero. Comunque, era un libro che avevo in wishlist da un bel po' e sono contenta di averlo letto. Poi ho letto un libro per una collaborazione con Amanda Fall, edito World Edizioni. Io non so come si pronuncia questo titolo perché è tipo in francese, credo. Aspettate. In italiano è Corte dei Fantasmi, in francese, aspettate che ora vi dico anche come si dice in francese. Cour des revenants. Quindi io non lo pronuncerò mai questo titolo, spero l'avete sentito con Google Translate. Comunque, tanto vedrete la copertina. Allora, questo è il primo di una trilogia fantasy, Dark Academia. Che mi è piaciuto molto. Allora, Amanda è una scrittrice talentuosa. I suoi libri mi sono piaciuti tutti. Il mio preferito rimane Le streghe di Mon Valley, però Amanda è bravissima nell'inventare dei mondi e nel catapultare il lettore all'interno di questi mondi. Qua ci sono delle atmosfere gotiche, vittoriane, pazzesche, un po' cupe, come piacciono a me. Siamo qua in questo volume, siamo a Londra ed è veramente delle ambientazioni pazzesche, sempre molto 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 brava. Qua la nostra protagonista è Lena, che è un hunter ed è appunto un sicario arruolato dalla Holland Academy per cacciare i vari demoni, mostri, vampiri, eccetera. E lei è una, tra l'altro, dei più bravi. Dal preside poi di questa accademia viene incaricata di cercare questa corte
di vampiri, che è una leggenda, in realtà nessuno ci crede veramente, viene incaricata appunto di cercare questa corte, di uccidere il re e il principe della corte. E lei appunto accetta molto volentieri perché vuole vendicare sua madre che è morta tanti anni prima. Dall'altra parte abbiamo appunto Nicholas, che è il vampiro, il principe di questa corte. Questo vampiro riceve dal padre l'incarico di uccidere questa Hunter. Ovviamente le cose si complicheranno. La nostra protagonista avrà poi una pozione che riuscirà a cambiare il suo aspetto fisico. Questa pozione forse è la chiave per risolvere un po' il problema. Comunque, le due strade si dovranno intrecciare in qualche modo, non vi dico altro. Comunque, la storia mi è piaciuta moltissimo. È piena di segreti, intrighi. Ci sono amicizie, ma ci sono anche tradimenti, ci sono segreti. Tutti i personaggi di questo libro hanno un segreto, hanno una vita passata, hanno qualcosa da nascondere. Sono dei personaggi molto sfaccettati, con tante cose da svelare, tante cose da raccontare. Quindi i personaggi sono a tutto tondo e mi sono piaciuti moltissimo perché appunto sono caratterizzati molto molto bene. L'intreccio mi è piaciuto moltissimo, queste alleanze che si vanno a creare, mi sono piaciute, e il finale è pazzesco e voglio assolutamente leggere il secondo volume di questa trilogia. Per ora il primo è promosso a pieni voti. Parlando sempre di trilogie, ho letto l'ultimo volume della trilogia La curatrice di Laura Usai ed è L'altra metà del male. Questo appunto è l'ultimo capitolo, 400 pagine circa, credo che sia il libro un po' più cicciottello. Lo potete trovare su BookBeat, tra l'altro, potete ascoltarlo lì. È un libro veramente scorrevolissimo, come sono anche gli altri due. Finale che mi ha soddisfatta molto, con dei bei colpi di scena, un finale che mi ha anche commosso, quindi mi ritengo soddisfatta di quest'ultimo capitolo. La storia è coinvolgente, intrigante, lo stile dell'autrice è piacevole e i personaggi sono ben caratterizzati. In ogni volume questi personaggi vengono arricchiti, sono sempre più complessi, sono sempre più sfaccettati ed è una cosa che mi è piaciuta molto perché questi personaggi appunto non rimangono fermi, statici al primo libro, ma veramente assumono molte molte sfumature. Le varie relazioni, interazioni, intrecci che ci sono tra questi personaggi mi sono piaciute, sono ben scritte. È un libro dove il fantasy fa un po' da contorno, perché come elemento magico abbiamo sì questa maledizione, questi poteri che hanno queste due sorelle, però secondo me fa da contorno, quindi è un low magic e può essere un ottimo libro anche per chi non è abituato a leggere fantasy oppure per chi vuole approcciarsi al fantasy ma non l'ha mai fatto prima. Quindi non vi aspettate un libro a tipo Signore degli Anelli, Lo Hobbit o Harry Potter perché non è come quelli, ecco. Comunque è una saga che a me è piaciuta, è una saga che appunto mi ha appassionata, mi ha intrattenuta bene e che vi consiglio. Ultimo libro letto è Love on the Business Road di Alessandra Tronnolone, edito Blueberry Edizioni. Questo libro mi era stato omaggiato a una fiera, se non sbaglio, comunque è un libro che io ho letto in una giornata e devo dire che i libri di questa casa editrice, sia quelli romance sia quelli fantasy, io li ho letti tutti in 1 o 2 giorni. Sono dei libri molto molto scorrevoli. Un po' perché la casa editrice evidentemente è brava a trovare e a pubblicare delle storie interessanti e non spazzatura, e un po' perché evidentemente fanno anche un buon editing e un po' anche grazie al font dei loro libri. Devo dire, si leggono molto molto velocemente. Questo libro non è assolutamente nella mia area di comfort.
già dalla copertina. Ma devo dire che in realtà mi è piaciuto, quindi sono stata contenta di leggerlo. Noi abbiamo, in questo libro abbiamo Erika, la nostra protagonista, che è una donna che apparentemente ha tutto, ha un buon lavoro, ha il fidanzato che tra l'altro è il suo collega, insomma è felice, un cane, casa, eccetera. Scopre però che il fidanzato l'ha tradita con un'altra collega, sempre di Erika e quindi anche di lui. E quindi le cade un po' il mondo addosso. In più sorge un problema di lavoro che la mette veramente a dura prova. Dall'altra parte invece abbiamo Francesco, un uomo che non crede più nell'amore e che è stato per 10 anni con una donna che poi insomma l'ha tradito, ha scoperto appunto che lei l'aveva tradito proprio il giorno che si dovevano sposare e quindi appunto non crede più nell'amore. E per una questione lavorativa, Erika e Francesco si ritrovano a unirsi in qualche modo appunto per lavoro e da lì nasceranno varie cose. È un office romance, devo dire, che mi è piaciuto, è carino. Mi è piaciuta la parte, diciamo, un po' investigativa, un po' gialla, tra virgolette, di Erika, perché appunto Erika deve capire chi ha causato questo problema sul lavoro e perché. Quindi c'è tutta una specie di investigazione che le fa per scoprire, che a me è piaciuto molto, mi ha intrattenuta, mi ha divertita e l'ho trovata una cosa un po' diversa per spezzare un po' la classica storia degli office romance, ecco, mettiamola così. I due protagonisti sono dei personaggi abbastanza stereotipati, però mi sono piaciuti, devo essere sincera, mi sono piaciuti entrambi, mi è piaciuto anche il fatto che non ci sia tipo scene di sesso ogni 2 pagine, più che altro anche pesante, quindi se cercate qualcosa del genere andate su altro. È un libro che mi ha anche divertita, è stato appunto divertente, mi ha fatto sorridere in alcuni momenti, mi è piaciuto appunto, ripeto, la loro storia d'amore che parte, si sviluppa molto lentamente, si prende i suoi tempi, con un finale non troppo scontato, quindi l'ho apprezzato molto. E quindi niente, se avete voglia di una giornata di relax, per staccare la spina, questo libro io ve lo consiglio perché appunto è molto leggero, si legge in poco tempo ed è scritto bene, quindi assolutamente consigliato. Bene, quindi questi sono stati i libri che ho letto il mese scorso. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se ne avete altri da consigliarmi. Io vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!